Si sono vissuti attimi di sbigottimento, ma anche di paura, mercoledì 27 giugno a Melfi, quando un giovane toro di medie dimensioni ha attraversato nel pomeriggio la città, fino a fermarsi davanti il municipio di Piazza Pasquale Festa Campanile. Il toro si sarebbe liberato dal recinto dove era custodito in contrada Serre, ad un paio di chilometri dal centro abitato. Entrato in città, il toro ha spaventato ovviamente i passanti ed incuriosito i più giovani che lo hanno pericolosamente seguito fino ai parcheggi del comune. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del corpo della Polizia Municipale ed i carabinieri di Melfi, oltre che il personale della Protezione Civile Comunale. Immediatamente circoscritta l'area, non è stata più raggiungibile da nessuno, fatta eccezione che per i proprietari del toro, che con grande cautela sono prima riusciti a tranquillizzare l'animale, poi a bloccarlo proprio dalle corna con una corda. Successivamente l'animale è stato fatto salire su un camion adibito al trasporto del bestiame ed è tornato nel suo recinto. Ovviamente i carabinieri ed il corpo della Polizia Municipale stanno verificando come sia stato possibile un fatto del genere. Per una fortunata coincidenza, il toro non ha colpito nessuna persona incrociata per le strade della città di Melfi, ma il rischio è stato davvero grosso.